mattina con Fabio e Franco è stato fra il nostro board e continua con noi a collaborare in modo molto brillante, devo dire. Bene, questa è una private lecture, nel senso che abbiamo voluto creare un momento di incontro, ascoltando le esperienze, le testimonianze e facendo un discorso molto ampio, proprio per lasciare liberi e non dare troppi paletti, e non chiudere la comunicazione, una comunicazione inclusiva ma allo stesso tempo aperta e che desse la possibilità a tutti di partecipare in modo attivo. Quindi vi prego poi al termine della loro chiacchierata, anche se c'è voglia di intervenire. Sentitevi liberi di farlo perché lo spirito è proprio questo. Io vi ringrazio e direi che possiamo partire. Il tema è altissimo, convergenza. Direi che per le 8 però dobbiamo chiudere, quindi cerchiamo. Bene. Grazie Simone. Buongiorno, grazie per essere qui. Fabio e io non ci siamo detti una singola parola su quello che diremo. E francamente non ci ho neanche pensato. Parto dalla parola che Simone ha detto prima, convergente. Io credo che la quantità di convergenze tra Fabio e me sia superiore a quella che conosciamo. E già alcune ne conosciamo. Intuitivamente mi viene da dire che la più visibile di tutte è che nessuno dei due riesce a stare dentro uno schema, una definizione, uno schieramento, una disciplina in senso stretto. A me capita abbastanza spesso di raccontare che quando avevo 16 anni ho letto una frase che mi ha folgorato e definito tutta quanta la mia esistenza. È una frase di Friedrich Nietzsche. Ho cominciato a 16 anni a leggere Nietzsche, forse non ci capivo un accidente, magari non ci capisco un accidente neanche ora. La frase diceva: posso credere solo a quei pensieri che sono una festa anche per i muscoli. A me risolse la vita perché io in quel momento avevo due cose che mi interessavano. Tre, cioè più di tutte le fanciulle, ma quella per il momento la lasciamo da parte. La prima era la scrittura, io sapevo che volevo scrivere. E in generale mi appassionava tutto quello che era ricerca, sperimentazione, nuovo, avevo un bisogno di quella roba. Per cui tutto quello che in qualche modo portava in una dimensione sperimentale, innovativa. E dall'altra parte l'adrenalina, il corpo, il fisico. Giocavo 5 partite a settimana, immagino Fabio anche, negli anni successivi, e a me non riusciva a separare le due cose. Allora, quelli che condividevano con me l'amore per i libri o per l'innovazione in generale guardavano la mia propensione a inseguire qualunque palla dove ci si picchiasse come una sorta di vabbè, deficiente, che così ci possiamo fare. E viceversa, quelli con cui giocavo fondamentalmente a basket ma anche a calcio, pensavano che poi il fatto che io volessi scrivere, occuparmi di cose cosiddette di avanguardia, vabbè, ero strano, che cosa ci vuoi fare? Io non mi sono mai rassegnato a questa cosa, nel senso che ho sempre pensato che le due cose fossero fatte l'una per l'altra. E da lì è cominciato il mio percorso, per cui personalmente non sono mai stato dentro a nulla, cioè, ho sempre fatto libri, ho sempre scritto, ma senza mai avere una disciplina in senso stretto. Filosofia, sì, però i filosofi di mestiere non mi fanno entrare a casa loro, probabilmente. Mi interessa tutto quello che è vitale, mi interessa quello che vivo, poi provo a metterlo nella scrittura, nei libri che faccio, ma in qualche modo vitale è la parola che mi piace di più. Fabio, sì, meraviglioso designer, fa delle cose, eccetera, eccetera, ma io credo che al di là dei tuoi skills tecnici, creativi, professionali, eccetera, eccetera, ci siano gli skills umani, cioè tu sei venuto fuori e sempre di più come designer, perché tu nel design ci metti la tua vita, i tuoi sentimenti, le tue passioni, le tue. Perché non si riesce a calpestare. Sei qua, ci stai meravigliosamente, molto bene, sei sulla rivista, eccetera, eccetera, però non si riesce a definirti dentro uno schema, una disciplina, un'appartenenza al campo. È così. Franco, non lo so, nel senso, io credo che tutti facciano così, io mi aspetto che tutti facciano così, che ci mettano tutto,
perché poi è semplicemente l'output, quello che fa è l'output, l'input è la vita, quindi mi sembra talmente banale, non c'è nulla di straordinario, e sono una specie di ragioniere, cioè, a me sembra che sia il normale del mondo, te lo giuro, cioè, non c'è niente di straordinario, per me è l'assoluta normalità. Se devo aggiungere qualcosa, penso che invecchiando mi sembra di saperne sempre meno. Cioè, sono proprio un bicchiere d'acqua. Oggi ero stato invitato da quelli del Triennale Design Museum, quindi avevo il Triennale, a parlare di fare un bilancio dei 10 anni del Triennale Design Museum e capire come potrebbe essere l'evoluzione. Io non ho detto una parola, non sapevo veramente cosa dire. E hanno parlato in tanti, ma non c'è niente che mi sia rimasto impresso. Cioè, è pazzesco, cioè. Non so, sono tempi difficili, ragazzi, non so. Sono tempi difficili. Sono tempi in cui comunque tutto complicato. Io mentre parlavano gli altri pensavo a questo. Cioè, questo linguista americano si chiama Shannon, no? Lui ha fatto una teoria per cui nel linguaggio comune il 70% di quello che diciamo è superfluo e il necessario si quantifica nel 30%, quindi potrebbe essere assolutamente sintetizzato. Oggi secondo me abbiamo smentito Shannon, cioè il triennale siamo stati sotto la soglia del 10, proprio il nulla, ma anche perché è un po' difficile, voglio dire, pensiamo per esempio ad affrontare insieme il problema, facciamo un minimo di terapia di gruppo, cioè come fa triennale a risolvere il problema di un museo permanente? A, poca superficie, non c'ha soldi, i soldi sono un problema enorme, no? Cioè queste istituzioni culturali ormai sono abbandonate a loro stesse, quindi devono fare marchette pazzesche, e a un certo punto volevo alzare la mano e dire stanno chiamando lo stadio della Juventus Allianz Stadium, vogliamo chiamare Allianz Triennale e mi fate dare qualche milioncino? Non lo so, cioè dobbiamo proprio fare marchette, facciamole come si deve, cioè facciamole come le fanno tutti ad alto livello, cioè la Juve sa nei bilanci così, no? Non lo so, veramente. Ragazzi, a me invecchiando mi sembra proprio di diventare sempre più piccolato. Questa roba del 30%, che oggi va al 10%, questo è quello che distingue i buoni giocatori dai cattivi giocatori. La metafora è sportiva. Nel basket posso interromperti una cosa? Ero negli Stati Uniti fino a una settimana fa e conosco persone all'interno di multinazionali. Sapete che mi dicevano che oramai i colloqui dei manager vengono fatti dopo tutta la serie, quindi tagliatori di teste, cioè profilo giusto, adatto, perfetto. Dopodiché che fanno? Ti fanno giocare in uno sport di squadra. Vogliono vedere come ti comporti giocando uno sport di squadra. Interessante questa cosa, molto interessante. Quando lui dice no, il cervello è azione, evidentemente, e come ti comporti in un gioco di gruppo? Perché poi, voglio dire, tutti giochiamo, Chi si prende troppo sul serio, giuro, non riesco a capire. Io mi ricordo Mastroianni quando cercava di spiegare che jouer, lui parlava benissimo in francese, io non lo parlo, però cercava di spiegare jouer, che vuol dire fare, recitare, no? Vuol dire anche giocare, lui diceva io faccio jouer da quando sono nato, cioè io gioco da quando sono nato, allora mi piace immaginare i mastroianni che giocano, ed è così, noi giochiamo, quindi non prendiamoci assolutamente sul serio, ma di solito, io poi lo prediligo, lo faccio fare anche ai miei figli, lo gioco, lo sport di squadra, perché lo sport individuale è una specie di performance con te stesso, è una cosa molto lonely, molto solitaria, no? È una cosa abbastanza triste. Mentre questo sport di squadra lo trovo sempre interessante. Io gioco a calcio e mi è sempre piaciuto adottare la metafora calcistica, perché poi ti rendi conto che è una specie di macchina perfetta la squadra che funziona, no? Ciascuno nel suo ruolo, e ciascuno è bravo in un ruolo, non è che sei bravo in tutti i ruoli, non esiste uno bravo in tutti i ruoli. Quindi, però è l'armonia, no? Tu vai a prediligere, comunque a dare come obiettivo finale questo dell'armonia al gioco di squadra, quindi ritrovarlo nelle assunzioni dei dirigenti multinazionali, l'ho trovato la chiusura del cerchio, cioè questi sono più avanti della panetteria sotto casa. Tu non sai, ma sarai coinvolto in una cosa, oltre a quella che faremo giovedì e poi non perderemo,
Io sto facendo un piccolo libro sullo sport e poi un festival che vuole partire proprio da questo. Cioè, non mi interessano i giocatori o le giocatori, anche se insomma, qualcuno lo deve sì, Nadal devo dire, ci ha stupito tutti, però... Mi interessa chi ha fatto sport, chi fa sport e fa completamente degli altri mestieri. Perché io sono assolutamente convinto che la capacità di trasferire nel design, nella scienza, nella filosofia, nella musica, non so che cosa, quello che tu hai imparato sul campo, in una situazione di squadra, sia assolutamente fondamentale. Ho molti ad esempio, ne cito un paio che non sono di squadra, anche se io concordo completamente con te. Qualche anno fa un signore che si chiama Kerry Mullis, che ha vinto il premio Nobel per la fisica, non eccetera eccetera, andato all'Accademia di Svezia, raccontava di dovere il suo premio Nobel, le sue ricerche sulla fisica a due cose. Una riprende quello che accennavo prima, cioè le donne, ma diciamo in questo caso, la seconda è il surf. Lui diceva, io ho imparato più cose dalla pratica sportiva quotidiana, dal surf, di quello che ho messo in campo nella mia ricerca sulla fisica, di quello che ho imparato studiando fisica. Io lo trovo fondamentale perché è verissimo quello che dici tu. Anche per me quello di mettere insieme queste cose è un bicchiere d'acqua, è naturale, ci sono nato così. Poi mi guardo intorno e mi rendo conto che non è così semplice per tutti, anzi al contrario. Da questo punto di vista tu non sei la regola, tu sei un'eccezione in questo senso qua. Un'eccezione è sempre meno un'eccezione, però in qualche modo si lavora ancora su questo. Mi veniva in mente lo sport anche rispetto a quello che tu dicevi prima. Nel basket sei un grande giocatore tirando il 40-50% dei tiri, per cui vuol dire che una percentuale di errori superiore al 50% comunque sia. Nel baseball uno che batte un colpo su tre è un grande giocatore. È esattamente quello che dicevi tu prima, se il 30% di quello che tu dici, di quello che tu fai, di quello che tu racconti, di quello che ci raccontiamo qua, arriva, significa che abbiamo fatto una grossa partita. Il 10% della triennale effettivamente tende a essere basso. Però i grandi campioni, no? Prendiamo Cristiano Ronaldo, non so chi capisce di calcio. Questo invecchiando, prima correva sulla fascia, no? Faceva i chilometri. Ora, chiaramente invecchia pure lui, pur essendo un fenomeno, si è messo a giocare centravanti, numero 9. Vi annoio da morire sul calcio. Comunque. Questo prende, colpisce 4 palloni a partita, 2 li mette in rete. 50% di meno, pazzesco, è diventato un killer spietatissimo. E per rimanere fra design e sport, c'è un mio carissimo amico che fino a 3 anni fa disegnava tutte le scarpe da calcio per Nike. Lui ha disegnato, non so se vi ricordate, il Mondiale del Brasile, la Magista. Era questa scarpa che si indossava senza lacci, quindi era una specie di calza. E lui mi raccontava com'è nata. Lui ha sviluppato il progetto con i calciatori brasiliani. Questi imparano a giocare a calcio sulla spiaggia. Quindi questi giocano a piedi nudi. Perché giocano a piedi nudi? Perché chiaramente la sensibilità anche di una cosa poco usata come i piedi diventa fondamentale se vuoi dare un certo effetto al pallone, se vuoi dargli una direzione, eccetera. Quindi qual era il progetto della scarpa? Negarla. Cioè lui è arrivato a fare una calza praticamente perché voleva che gli era stato richiesto l'input dei giocatori brasiliani, dei calciatori brasiliani che sono quelli che hanno collaborato con Nike, la nazionale brasiliana, fosse giocare a piedi nudi. Lui ha disegnato una scarpa che li fa giocare come se fossero a piedi nudi. Questo è interessantissimo, no? Quindi il design che nega se stesso per andare nella direzione di quello che viene richiesto no, in questo caso dal committente giocatore, insomma, che gli fa partire il progetto. È bello, a volte il design veramente deve sparire, voglio dire, in fondo tutti, Jonathan Ive, nominato designer del secolo, croce al merito, cioè oramai è più richiesto di Obama. In fondo è tutta sparizione, voglio dire, quello che sta facendo Jonathan Ive è sottrazione totale, sta andando molto oltre il terreno, cioè alla fine è come se non ci fosse design, cioè quella è una cosa interessante di Apple, no? È la sottrazione totale. In questo senso devo dire che io sono lontanissimo da queste funzioni. Io la scappa e se fiocchetti, però poi ciascuno è com'è, non puoi manco legare, non puoi manco. Guarda, capisco lo sforzo, no? Però poi devi accettare quello che sei. Guarda, c'è poco da fare.
Questa la racconto sempre. Io da ragazzino, come ve l'ho citato prima, Marcello Mastroianni era il mio idolo, no? Cioè, secondo me bisognava sedurre alla Marcello Mastroianni. E ci provavo, ma io ho un carattere completamente diverso. Cioè, io ero molto più biasmaniano, no? Quindi se non accetti le tue armi, se tu non capisci chi sei, risultati non li ottieni, no? E quindi devi accettarti, ecco, diciamo così, devi accettarti. Comunque, tornando a Bicchier d'acqua, mi viene in mente che il Socrate di So di non sapere, alla fine era un uomo che essenzialmente si era rotto le palle. Il So di non sapere, oh, basta! Io me lo immagino Socrate, che mette, che palle, So di non sapere, non mi rompete. Sei in questa fase qua, no? Socratesco! Senti Fabio, il corpo esecuta, perché è la base. Sì, il corpo, ma guarda, per me è la base del mio lavoro, è una cosa molto semplice. Io ho un'educazione molto cattolica, no? Mia madre era una che andava sempre in chiesa, cioè, insomma, proprio residente nella chiesa di quartiere. Quindi ho inevitabilmente fatto tutte le... No, come si dice lì? Come si dice? Cosa detto lo scuola? Catechismo. E inevitabilmente ho fatto anche il chierichetto. Quindi a me tutta sta roba qua dell'iconografia, no? Io da ragazzino collezionavo le immagini dei santini, mi vergogno a dirlo, ma è così. Cioè, invece, anche i calciatori, però i santini mi piaceva impazzire perché erano dei mondi molto più interessanti. C'è lo sfondo del mezzo busto del calciatore e un campo di calcio, mal che vada il training center, no? Mentre i santi hanno tutta sta cornice super fantastica, quindi erano una specie di supereroi, poi delle supereroi di un mondo che comunque mi metteva al riparo, no? Era il mondo di mia madre, cioè era perfetto. E su cosa si basa poi tutta la cristianità? Che Dio comunque è segnanze umane. Che voglio dire, e questo l'abbiamo ereditato chiaramente dai greci, no? Zeus, segnanze umane, Venere, la dea bellezza, e la gnocca. Cioè, comunque stiamo parlando di persone. Questo perché? Perché l'uomo si è posto questo problema. Dice, cosa c'è di più perfetto di un uomo? L'uomo. ed è semplice, no? Allora, se tu... E che poi è anche interessante, cioè a me questa cosa qui, io questo l'ho sempre trovata abbastanza affascinante. Cioè, che questo essere... Guardate come siamo vestiti, no? Immaginatevi altri animali che provano a vestirsi come facciamo noi. Noi siamo un animale abbastanza strano e atipico. Cioè, per esserci arrampicati sulla punta della piramide evolutiva, lo sforzo è stato pesante, no? Cioè, comunque siamo deboli, non abbiamo particolari abilità. Abbiamo questo cervello che abbiamo usato molto bene, abbiamo questa capacità di modificazione d'intorno che abbiamo usato bene, questa capacità di affrontare i problemi abbiamo usato bene, quindi nessuno degli altri animali ci ha superati, non la forza del leone, non l'intelligenza della scimmia, cioè abbiamo comunque fatto questa scalata sul vertice della piramide. Questo merita, no, che l'idea di perfezione venga identificata con l'essere umano. E quindi io sono innamorato degli esseri umani, a me interessano molto di più le persone delle cose. E quello è interessante perché poi invece ho deciso di fare cose, ma io le cose le penso sempre come se fossero conchiglie, gusci, esoscheletri. Cioè io mi rendo conto che poi nudi noi siamo ancora di più leggeri, fragili, eccetera. Allora, no? Creiamo veramente questi esoscheletri. Non ci basta tutta la struttura ossea, quella serve semplicemente per essere in controllo di questa massa leggera, di questa massa, no? E a me questa cosa qui affascina molto. A me poi piacciono molto i corpi, piaccio molto le fanciulle, cioè, ma veramente, e poi è bello che da questa attrazione dei corpi nasca la vita, cioè io trovo che l'uomo sia veramente una specie di teorema perfetto, no? Perché io che ho un rapporto assolutamente eccellente con le nuove tecnologie, al punto tale ogni tanto quasi di non vederne gli effetti collaterali che ci sono e le disfunzioni che ci sono, perché mi affascinano le nuove tecnologie, mi affascinano i social, passo la vita su Facebook, un fenomeno come quello della Internet of Things, 50 miliardi di macchine che si parleranno tra loro,
mi attira in maniera assoluta. Però continuo a pensare, ma anzi non però, togliamo un però, nello stesso tempo continuo a pensare che la biologia continua a essere la tecnologia più avanzata, nel senso che in tutta la storia dell'evoluzione umana, e non si capisce perché oggi dovrebbe essere diverso da così, le tecnologie non si sono mai sostituite all'umano, le tecnologie hanno sempre permesso all'umano di espandersi, di andare a toccare, a prendere, a sviluppare una parte che aveva dentro che rimaneva implicita. Io oggi penso che sia ancora così, però forse qualcosa è cambiato anche dal punto di vista non soltanto della nostra percezione del mondo, ma della progettazione stessa. Oggi è difficile pensare alla progettazione senza l'elemento tecnologico. Le voti dicono di uno una cosa interessante. Allora, Roberto. Qualcuno di voi conosce il direttore dei BIT? Qualcuno di voi si ricorda il Cingolani? Sì. Allora, a proposito di questo che stai dicendo tu, c'è questo geniaccio in Italia, si chiama Roberto Cingolani, è uno di 50 e rotti anni, quindi in odore di Nobel da diversi anni. Dirige questa eccellenza italiana, si chiama Istituto Italiano di Tecnologia, che ha settato i nuovi parametri della robotica ed è il più all'avanguardia sulle nanotecnologie. Ebbene, ho l'onore di essere amico di Roberto Cingolani e tante volte abbiamo parlato. Lui mi dice, Fabio, devo spiegarti un computer o un telefonino? È una serie infinita di più o meno on-off, acceso-spento. Quindi in questa sequenza infinita tu riesci a comandare una serie di cose. Ma è comunque una macchina semplice, perché si basa veramente sul transistor, no? È semplicissima, è una boiata, è solo complessa sul... È come se doveste fare un percorso, sinistra-destra-destra, sinistra-destra-destra-sinistra. La complessità del computer è più incroci ci sono, più è complesso il sistema. Diceva, questo non va da nessuna parte. Cioè, i nuovi computer su cui stanno lavorando i centri sperimentali sono molto più simili al cervello. Interessante questa cosa qui. Cioè, non è semplicemente uno nostro, non sono semplicemente delle vette. È totalmente un'altra storia. Quindi, persino al più alto livello di tecnologia, è l'uomo il parametro da definire, no? O comunque a cui rifarsi. Poi hai detto un'altra cosa prima che mi interessava, volevo riprendere, non ti interrompo. Ti interrompo io invece su una cosa. Noi parliamo di rete per sottolineare quello che dici tu. Ah, questo è interessante. Io oggi in triennale tutti parlavano di tecnologie, no, perché le tecnologie... E c'erano tutti sti cazzo di telefonie e squillavano. Oh, non sanno ancora usare il silenziatore, ma porca, io andavo lì e glielo silenziavo. Ma diceva, la levetta. Cioè, questo non è uno sforzo enorme, ragazzi, veramente. Cioè, nessuno di noi è nativo digitale, mi sembra, a vedere tutti qua dentro, ma è un attimo, voglio dire, poi basta la passione. Cioè, sono cose che sono entrate nella nostra vita, non dobbiamo demonizzarle, se iniziamo a demonizzarle siamo veramente, siamo già morti, no? No, dicevo, noi parliamo, per ribadire quello che dicevi tu, noi parliamo di rete, di web da 20-25 anni più o meno, e ci sembrava un'enorme novità. Oggettivamente lo era, perché mi viene in mente un'altra roba, fammi tornare sul punto iniziale. Metà anni 80, se ricordo bene, esce un libro di un filosofo cognitivo che si chiama Douglas Hofstetter, si intitolava Doderbach e Escher, libro che andava allora molto di moda a citare, molto di moda, vuol dire che lo conosceva in vita. Tra l'altro, italiano come era il titolo? Goedelbach e Escher. Che cazzo vuol dire? Goedelbach, come Johann Sebastian. Ah, ovvero, altre nomi, eccetera, eccetera. E lì, inizio anni 80, Hofstetter diceva: presto la grande intelligenza sarà quella di chi riesce a mettere insieme cose che la mente tradizionale continua a tenere separate. Il che ci dice? Uno, che prima di questa affermazione non era così. Lo specialismo, il fatto che la dimensione vitale andava da una parte e quello che tu facevi studiare andava da un'altra, quella era la regola. L'altra cosa che ci dice è che neanche su Hofstetter, non per limiti suoi, però riusciva a immaginare un mondo nel quale il mutamento non sarebbe stato patrimonio di piccole avanguardie che dopo arrivavano grandi masse,
perché questo del connettere tutto con tutto è diventato il metabolismo di tutti. Ma dicevo, la rete, di cui noi parliamo da 20-25 anni, come se fosse un'invenzione delle tecnologie, è il nostro sistema nervoso. Semmai è il corpo e la biologia che influenza la tecnologia, e poi la tecnologia ci ricorda qualcosa che noi abbiamo da sempre dentro di noi, ma che non teniamo allenato. Perché la nostra mente, la nostra capacità di connettere tutto con tutto, che ci appartiene organicamente, noi per qualche centinaio di anni di epoca specialistica, meccanica, ce la siamo dimenticata. Allora, ribadire però il fatto che nel periodo di massima espansione tecnologica, massima si fa per dire, il nostro comune amico cantava l'anno scorso e non hai visto ancora niente, perché non abbiamo visto ancora niente, però tuttora più la tecnologia avanza, più non fa in fondo che espandere qualcosa che è già dentro di noi. Credo che questo sia un punto assolutamente fondamentale. A te ha cambiato qualcosa in rapporto con le tecnologie, nel tuo modo di progettare? O di... Perché vedendolo da fuori mi viene da dire di no, però non ci credo che sia solo una. A me non sembra, nel senso sono talmente entrate nella mia vita, esatto, che le ho usate come se stessi usando, non so, il sapone o lo yogurt al mattino. Per cui è più, viene da solo. Non, sono diventate accessorie, la camicia, il computer, non so, il telefonino. Non, veramente a me sta cosa di aver paura della tecnologia non la comprendo. No, di cosa vogliamo parlare? Del fatto del rinascimento californiano? Non so, oggi si parla di design, no? Veramente noi abbiamo questi design un po' antica, ma il nostro è un paese deve allinearsi. Il problema del nostro paese, secondo me, è che è tutto disallineato, no? È come se non riusciamo a portare avanti un fronte comune. Però ci sono certi che corrono troppo avanti, certi che rimangono troppo indietro, non riesce a rimanere. Cioè, presente, ecco, la squadra, una buona squadra in campo è quella che rimane corta e va avanti e indietro. Questo perché per mettere in fuori gioco la squadra avversaria, cioè, qui devi rimanere corto, se ti sfilacci ti infila tutte le parti. E noi non riusciamo a rimanere corti. Cioè, l'avanguardia italiana è troppo in avanti, la retroguardia è troppo indietro, a centrocampo ci sono sparuti gruppi isolati. Però veramente è questo veramente il problema, no? Dobbiamo giocare più corti. Sapete però, io ho sviluppato una teoria, è che si vive troppo bene in Italia. Quindi se fossimo anche troppo intelligenti sarebbe un disastro. Cioè, già, vorrebbero venire tutti qua, no? Si vive troppo bene, questo è un paese che ancora c'ha una qualità della vita altissima, il territorio meraviglioso, il cibo supremo, e quindi no, la perfezione non possiamo averla. Senti Fabio, mi è venuta una roba, anche a me interessa un casino la storia degli esseri umani, leggo tante biografie, alcuni li ho anche incontrati, di quelli di cui leggo le biografie, e è una roba che mi capita di citare spesso, ma la cito giusto stavolta per umbrilità e comodità. 10 anni fa ho incontrato mezz'ora da soli, lui e io, Michael Jordan, cioè Dio praticamente. E quello che mi colpisce di Michael Jordan, di Kobe Bryant, di Ibra, ma di Steve Jobs, di tutta una serie di personaggi, con la caratteristica di avere mutato delle cose fondamentali e nello stesso tempo di non avere la fama di quelli malleabili, di quelli piacevoli, cioè i classici caratteri complicati. In tutti ho notato una cosa che guardo sempre di più, che si chiama ossessione. Io ho sempre attribuito un significato negativo all'ossessione, perché a me sembra una cosa che comincio a pensare che sia negativa. O meglio, l'ossessione, esattamente come l'amore o la libertà o un mucchio di altre cose, al difetto di non essere per niente democratica, in mano ad alcuni diventa un'arma straordinaria, in mano ad altri diventa una tragedia inenarrabile. Tu hai una parte di te
che è ossessionato da qualcosa. Ma sì, l'ossessività è una forma di ricerca, no? È uno strumento di ricerca. Quando tu dici mi spaventa l'ossessione è perché quando chiaramente non è controllata è devastante, però è guarda, è come l'energia nucleare. Quindi tu prendi la centrale nucleare, fornisce di energia tutto il circondario, però poi usata male, butti la bomba e Hiroshima e Nagasaki scompaiono. È così, le cose deflagranti, le cose potenti, devi essere attentissimo a controllarle. E quindi ci vuole veramente una cura, un'attenzione, una coscienza che in pochi hanno. Cioè se ti rendi conto di voler familiarizzare con l'energia nucleare, devi essere uno coscienziosissimo. Citato l'amore, giovedì ne parliamo perché ho coinvolto Fabio in una roba molto avventurosa che facciamo giovedì all'interno di Milano Art Week nel giardino della Triennale, che abbiamo fatto con Stefano Boeri, che si chiama Comizio e l'amore. L'amore è il rapporto tra i sentimenti privati e gli spazi pubblici. Milano come città sentimentale, perché lo è, infatti, non ci sono tante storie. È un tema poco sviluppato, nel senso che si tende sempre a pensare che i sentimenti stiano nell'intimità, nelle case, nel privato, che è vero, intendiamoci. Però l'idea del coinvolgimento della città sui luoghi, gli spazi, eccetera. Parleremo di questo in una serie di veri e propri comizi, per molti aspetti. Ma il punto chiave dell'amore, tu l'hai sempre dichiarato in maniera quasi programmatica, è fondamentale in tutto. Fondamentale perché è l'energia, no? È il motore. Sì, però io sono tipo Steve Jobs quando è fallito, capito? Io sono in quel periodo là, sempre che è fallimento, devo tornare in sella. Avanti. E quindi devo godermi anche questo fallimento, devo metabolizzarlo, devo viverlo, perché i fallimenti vanno vissuti, vanno. Io credo che il dolore non sia una cosa da tenere a distanza, no? devi viverlo, devi proprio lasciarti attraversare. È fondamentale, quindi altrimenti poi è tutto facile. Prima, guarda, veramente, secondo me io so anche di non sapere, cioè, sono sgradito, diciamo, in questo periodo. No, non so, in questo periodo. Perché prima pensavo di sapere tutto. Prima pensavo di sapere tutto, tutto. Cioè dicevo, cazzo, io so tutto, perché è tutto esattamente come volevo che fosse. È una forma di conoscenza straordinaria. Sono stato completamente ribaltato. No, sono stato buttato giù dal cavallo e quindi devi rialzarti, calmare il cavallo, dargli due carezze e tornare in sella senza paura. E la vita è fatta di questo, guarda, veramente secondo me queste sono lezioni che devi avere, perché sennò i vincenti alla fine sono dei rompicoglioni, sono veramente, sono pesanti, quindi devi questi ruoli vanno, no? Vanno presi a giro. No, beh, citavo prima Michael Jordan, il più famoso spot di Michael Jordan, all'inizio anni 90, se ricordo, un bianco e nero bellissimo, che ha scritto lui, in cui lui partiva dicendo: nella mia carriera ho sbagliato 9.000 tiri, ho perso 270 partite, ho avuto 50 volte l'ultima palla e l'ho sbagliata, eccetera, eccetera, ed è per questo che sono diventato Michael Jordan. Ora è chiaro che se lo dice lui è una cosa, se lo dico io è un'altra, perché anch'io ho sbagliato 9.000 tiri e non sono diventato Michael Jordan. Per cui anche qui torno in ballo la questione della democrazia. Non è che fare errori va bene a prescindere, no, dipende come lo fai, come li usi, come ci lavori sopra, chi sei tu alla fine dei conti, evidentemente. Però questa dimensione dell'attraversamento del dolore è costruzione di sentimento alla fine. Non è qualcosa di lontano, non è qualcosa che ti tiene una. Tu poi hai avuto il merito, la spudoratezza, la sfrontatezza, chiamalo come vuoi, di dichiarare sempre, cioè tu hai fatto dall'inizio il manifesto, la prima cosa che tu hai fatto era l'oro, no, come si chiama? No, non è la prima, ma giù di lì,
Infatti, sì, per cioè me... tu di questa storia dell'amore e dei sentimenti come chiave dei tuoi progetti hai fatto un manifesto proprio. Assolutamente un manifesto teorico, ma infatti è stato lì, il fallimento è stato devastante, no? Però secondo me era una lezione che era giusto, ma in realtà non lo so. Ma hai messo in moto talmente tanta energia che sono ben lontano dal mio comune. Guarda, perlomeno diciamo che c'è sto secondo tempo della mia vita che era inaspettato, cioè non me l'aspettavo, quindi sono all'intervallo. E un momento di... Che cosa succede? Non lo so, guarda, veramente. E questo due gol stai provando. Però è interessante, cioè, veramente se non si fallisce nella vita non evolvi. Sozza si è fallito 3 volte come studio, cioè... non, per non parlare di catastrofi sentimentali, è così, veramente è così. Senti, un'altra convergenza, visto che siamo andati su questi temi, abbiamo tutti e due un assoluto amore per i bambini. Tu hai 2 figlie spaziali. Io ho 23 anni quando è nato mio figlio, ho deciso che era l'unica cosa che mi interessava e in tempi molto lontani ho fatto il babbo, mamma, cioè quello che si occupava di... E ho cominciato a scrivere perché era l'unica cosa che avrei potuto fare per stare con lui tutto il tempo. E oggi sto vivendo la stessa cosa moltiplicata con la sua bambina, oltretutto essendo femmina, mi faccio come vuole di conseguenza. Il tuo rapporto con le tue bimbe, noi, non quello soltanto personale, in relazione al mutamento, all'evoluzione, a come sono diverse da te, a come sono dentro al loro tempo, a come vedi il futuro prossimo attraverso i loro occhi. Io intanto, che per te credo che sia un tema fondamentale. Intanto posso dirti, ma proprio senza ombra di dubbio, che la nascita delle mie figlie sono stati 2 momenti più importanti della mia vita. Ma proprio c'è un pre-paternità e un post-paternità e non è proprio non si può comprendere se non lo provi, no? E in quel senso lì, l'amore per i figli è l'amore che dovremmo avere per tutto il resto della società, perché l'amore per i figli è senza mediazioni, è una cosa talmente profonda, talmente forte, guarda, veramente non hai guai. Noi dovremmo distillare quell'amore lì e usarlo un po' su tutto il resto che ci circonda, perché è l'unica forza proprio che non ha confini. Che non ha condizioni. Non ha confini. Guarda, io farei qualsiasi cosa, ma farei qualsiasi cosa per 2 bambine che sono semplicemente la mia idea di vita. Perché i figli, in fondo, che cosa sono? Non sono degli esserini, anche loro sono a scadenza, come noi e tutto, no? Ma è la tua scommessa sulla vita, sulla continuità, su quello che verrà dopo. Amare i tuoi bambini, amare la vita che verrà. E guarda, per me veramente, io ogni volta quando vado a prendere la scuola, ai maestri gli dico cazzi vorrei fare il vostro mestiere, perché stare con i bambini tutti i giorni. Io tra l'altro avevo sviluppato anche questa teoria. Secondo me i professori universitari dovrebbero essere pagati proprio tipo paga sindacale. E così a scalare fino ai maestri delle scuole materne, no? Quelli dovrebbero essere pagati tipo 10.000 euro al mese, cioè hai una tale responsabilità sulla formazione di queste anime pure che dovresti essere strapagato, invece il contrario, no? Perché quelle scuola materna calci nel culo e i professori universitari paghe alte rispetto all'insegnamento, ma insomma andrebbe completamente sballato, perché un professore universitario riceve così tanto da sti ragazzi grandi e poi comunque c'ha tutta la sua carriera, c'ha tutto il suo lavoro, dovrebbe andare lì gratis, mentre porca miseria, maestri di scuola materna, di scuola elementare, sono fondamentali, sono sottopagati, hanno però questa soddisfazione enorme di stare tutto il giorno con questi bambini che hanno un'energia meravigliosa, guarda, veramente, diventare grandi, che pare, io per quello, chiaramente, no, poi la sindrome di Peter Pan, il tuo non voler mai invecchiare i vecchi, ma diventare grande non vuoi diventare grande. E allora lì veramente ti accarezzi il puer, no? Il fanciullino, perché quello vuoi rimanere, perché quella cosa lì è la cosa più bella del mondo. Beh, anche perché oggi a maggior ragione, lo dico ovviamente anche protomo me, a maggior ragione, non solo, è che non sei più condizionato dall'età come un tempo, nel senso che tempo la tua età anagrafica era veramente quella che determinava tutto quanto.
Oggi a qualunque età tu non smetti mai di crescere, di aumentare potenzialità di cose da imparare, da acquisire. Me ne rendo conto all'ambientale in tutti i modi. Allora è tutto chiaro che chi ha una certa età si comporta come un ragazzino deficiente. Però sai che tornando a quello che dicevi all'inizio, pensiero e azione, devi mantenere allenato il corpo, devi mantenere allenato il cervello. Cioè, porca miseria, se tu smetti... Noi siamo veramente tutt'uno, eh? Noi siamo tutt'uno. E tutto insieme. Ecco perché per me il cibo è un altro... Prima ho nominato il cibo, no? Altra componente fondamentale dello stare in Italia. Il cibo è una cosa importantissima, perché è esattamente l'energia. Negli Stati Uniti, per esempio, c'è una scarsissima cultura del cibo che mi fa incazzare da morire. Si mangia di merda. Non puoi mangiare di merda e fare una vita... affilata, no? Cioè, cazzo, è importantissimo. Quindi mai mollare, perché sennò veramente poi l'invecchiamento, casomai invecchi di fisico, invecchi di cervello o il contrario, cioè cercare di rimanere un vettore, no? Io non mi ricordo chi è che diceva l'invecchiamento è la tendenza del corpo a non correre più rischi. Rischi non vuol dire buttare da una cosa o eccetera. Rischi vuol dire però la capacità di metterti in gioco giorno per giorno, gesto per gesto, azione per azione. Da questo punto di vista, quando tu smetti di allenarti, allenarti non vuol dire andare in palestra necessariamente, smetti però di usare il tuo corpo. Ma magari mio padre fino a 80 anni si faceva la ginnastica del mattino imparata a scuola, che era facendo i Barilla lì, quelle cose lì del fascismo. Sono, però qualche retaggio fascista interessante, cioè, questi comunque li allenavano. Questo fino a 80 anni si faceva la ginnastica al mattino. Cioè, comunque rimanere in contatto con il tuo corpo, no? Guarda che veramente questo è il pensiero azione per me è fondamentale. Perché poi puoi stare sui libri quanto vuoi, se inizi a camminare gobbo, eccetera. Cazzo, è fondamentale, ragazzi, questo ve lo dico, se mollate il vostro corpo molla voi. E così anche per il cervello. Cioè, quello è fondamentale, se no ci perdiamo. Io credo davvero che il tema sia, oggi a qualunque età, per i bambini, è un dato di fatto, lavorare sempre sui tuoi margini di miglioramento qualunque cosa tu faccia, anche fisicamente. Cioè capire in che maniera puoi, e questo lo puoi davvero fare a qualunque età in questo momento. L'idea della crescita. Io credo che la crescita, cioè i bambini sono l'esempio, la vita è crescita. Ovviamente chi parla di decrescita lo parla in relazione a una situazione economica, di sfruttamento delle risorse e tutta quella roba lì. Però io credo che noi abbiamo l'obbligo di parlare di crescita. Innanzitutto perché mette l'accento proprio sul fatto di un metabolismo, di una voglia di migliorarsi, di una voglia di espandersi, di un tenere vivo qualcosa, da una parte. E poi dall'altra parte mi viene da dire, qui ti porto su un discorso che non riesco neanche a definire, quasi politico-culturale. Noi dobbiamo tutta la nostra evoluzione, la storia dell'umanità è la storia di chi ha superato una frontiera, sperimentato, ricercato, costruito, inventato, andato un pezzo più in là di dove si era il giorno prima. Inventato qualcosa, creato qualcosa che il giorno prima non c'era o migliorato qualcosa che prima c'era già. Io credo che questo oggi sia diventato un modello vitale. Tu dicevi prima, noi dovremmo mettere l'amore come metabolismo che nutre tutto il resto della tua esistenza. Io credo che noi dobbiamo mettere anche la spinta a costruire qualcosa al centro di tutto quanto. Tu come la vedi questa cosa qua, da progettista oltre che... Io credo che oggi i progettisti siano il prototipo, ma non in quanto creativi, bizzarri, strani, eccetera, eccetera, in quanto proprio il tipo di rapporto col mondo che hanno. I progettisti attraversano, uso il termine in generale ovviamente, perdonatemi la generalizzazione, hanno ovviamente le stesse difficoltà degli altri da tanti punti di vista, non è che si vive in un mondo incantato, fuori dalle però chi progetta, chi fa, chi costruisce ha, si lamenta molto meno degli altri, ha un rapporto più vivo con le cose, tende a non puntare il dito contro il resto del mondo e a prendersi le proprie responsabilità. Per me il senso di responsabilità personale è forse la prima cosa che vorrei trasmettere, l'ho fatto con mio figlio, il senso della responsabilità mescolato col senso del gioco, tutte e due assieme. Non so se tu in quanto progettista ti riconosci in questo.
Senso di responsabilità è fondamentale. Diciamo prima che se, no, se familiarizzi con il nucleare devi avere un enorme senso di responsabilità e di cura dei particolari e del dettaglio. Sai, da progettista, guarda, mettiamola anche proprio su un livello molto più banale e semplice, no? Io mi guardo attorno, questo spazio mi piace, questo spazio, mi guardo attorno, veramente la qualità media delle cose è veramente, veramente bassa. Allora mi sforzo di elevare quella qualità media, cioè veramente io quello ho capito che non ho una visione da qua a 50 anni, cioè ci sono pochi veri sognatori sul lunghissimo periodo. Sai, si dice sempre che Steve Jobs alla fine si fosse imbattuto nella tecnologia del touchscreen e nello schermo piatto, no? Però erano 30 anni fa delle tecnologie assolutamente in nuce. Quindi questo per 30 anni come e arriva l'iPhone. Quindi è come se tu ti fissassi su delle cose, le sposassi da morire, guardi lunghissimo e dici sta cosa qua, cazzo, mi faccio vedere io. Io non so tu così. Non so così. Io sono veramente sul far nascere il fiore in quel prato senza, no, arido. Ecco, allora è la bellezza del quotidiano, è veramente il fare la differenza. Un progettista del futuro, io sono un progettista del presente. Io voglio migliorare il mio tempo, perché il tempo che vivo io è il tempo poi su cui in qualche maniera sarò chiamato a... No, sui libri, ma in generale, no? Cioè tu vieni giudicato per quanto riguarda il tuo apporto generazionale, no? Allora che cosa avremo lasciato noi nel nostro tempo? E quella cosa lì mi interessa, poi a me poi veramente il presente, lo dico sempre, il presente non vuol dire soltanto tempo, il presente vuol dire regalo, no? Quindi vivere il presente come un regalo, vivere la vita come un regalo, quindi l'entusiasmo della quotidianità anche, se vuoi, no? E poi se devo dirtela come il mestiere progettista, per tirar via un po' di retorica, è una specie di rappresentante enciclopedie. Cioè ragazzi, io ora sto viaggiando un casino in giro per il mondo perché ho deciso di misurarmi con la grande scala, quindi iniziare a fare architettura, e i clienti devi andarteli a trovare. Quindi devi viaggiare per metterti proprio nelle condizioni di incontrarli, perché poi è nel one to one che si fa la differenza, non è che gli mandi il libro, la monografia, eccetera. Di andare a incontrarli, persuaderli, convincerli. Però è sempre andato così. Io penso sempre al nostro connazionale, no? Cristoforo Colombo, che va dalla regina di Spagna, lo metto sulla scrivania, guarda il mondo è tondo, dammi tre caramelle, dammi ste cazzo di tre caramelle, voglio andare dall'India e scopre l'America. Cioè, in fondo hai sempre un committente a convincere, è sempre stata un po' la stessa storia, però ciascuno ha le sue Americhe da scoprire, no? Edifici utopici da realizzare, visioni da materializzare, fiori, torno a dire, in una terraria. A me questa roba sembra definitiva. Sì. Io volevo fare una domanda. Domande, dai, esatto. Un po' di ghiaccio, spero che poi qualche minuto. Allora, è interessante il discorso di come mutano la nostra percezione invecchiando. Non mi piace la parola invecchiare, ma non perché mi faccia paura l'invecchiamento, una cosa con cui poi si impara a fare i conti, ma perché non è esatto, perché in realtà io sono più giovane adesso di quando fossi 20 anni fa, di testa intendo, no? Però se c'è un elemento a proposito dell'ossessione che è cresciuto col mio invecchiare, il mio invecchiamento, è quello di sono diventata quasi un'accumulatrice seriale di esperienze, cioè ho bisogno di, a livello professionale, di fare sempre cose nuove, cioè mi pongo sempre, nel momento in cui faccio una cosa sto già pensando a quella che dovrò fare, perché mi piace proprio, è come un processo creativo cui non riesco a fare niente. Mi chiedevo se nella tua parte professionale c'è qualcosa che ti manca e che dici, questo lo devo fare prima che sia troppo tardi, cioè ti manca qualche cosa, senti di dover
completare un tuo percorso professionale, non si completa mai, però comunque di arricchirlo di un qualche cosa che non hai ancora fatto, perché ormai come designer sei, direi, dell'Olimpo, dei top, quindi c'è qualcosa che ti manca. Guarda, mi raccontava Tony Chambers, era con me a vedere la finale a Cardiff. Tony Chambers è il direttore di Wallpaper. Era stato qualche giorno prima a Barcellona, perché c'era stata questa grande conferenza per Home Reader, per la fondazione Norman Foster, quindi aveva invitato, non so, Johnny Ive, chi c'era, quello di Virgin, Richard Branson, insomma, gente così, no? In una intervista Dive mi racconta che c'era sta giornalista che a un certo punto gli dice: Johnny, ma cosa vuoi progettare adesso? Qual è la tua nuova sfida progettuale? Tu hai disegnato tutto. Mi sa che ha risposto: stupendo, un soap dispenser. Era chiaramente la presa per il culo, no? Quasi a dire il soap dispenser. Cioè, ci si confronta con qualsiasi cosa. Io ti vorrei rispondere il soap dispenser. Cioè, ti confronti con qualsiasi cosa. Non, la verità è che poi non scegli. Ogni cosa è una sfida. Rispetto a quello che dicevi dell'accumulatrice di esperienze, io dall'inizio partì con un negozio di moda, no? E subito, esperto di negozi di moda. Subito dopo ho fatto un locale notturno, esperto di locali notturni. Poi ho detto, che cazzo avevo fatto? Insomma, appena un albergo, esperto di alberghi. Io non sono esperto di niente, anzi appena mi mettono una sfida, svicolo. Quindi, in quel senso che vuoi. Quando impari a fare una cosa bene, viene subito. Ma sì, ma voglio dire, ma anche perché poi come fai ad essere specializzato nel disegnare hotel? Cioè, c'è quell'americano lì, Adam Tiani, che lo spacciano come il più grande specialista nel disegnare hotel. Ma se fai 100 hotel all'anno, li fai con la fotocopiatrice, porca miseria. Cioè, sono tutti uguali. Perché poi veramente, cioè, è inevitabile, voglio dire, ci confrontiamo. Comunque un ambito creativo, se tu ti metti sempre con lo stesso tema, le cose sono tutti uguali, è inevitabile. Quindi l'unico trucco è cambiare sempre, il trucco poi, è ovvio. No, l'unico modo per... Quindi, il soft dispenser. Ma il soft dispenser democratico, come dice Cappellini, oppure elitario? Guarda, su questa cosa qua è un'altra cosa che mi fa impazzire. Se io avessi voluto fare oggetti elitari, avrei fatto l'artista. Io invece questa scelta qui l'ho maturata a 18 anni. Ho voluto fare architettura. Per me... E quando poi mi interessa il design, cioè non sono finito nelle gallerie d'arte. A me infatti il design Miami, fa cagare totale, è una cosa che continuo a non capire dopo 10 anni, 15 anni che su, non lo capisco. Cioè, vuoi fare il design perché la tua ambizione, poi i miei oggetti vengono venduti in numeri ridicoli, cioè sono un pessimo designer se io se dovessi essere giudicato dai numeri che faccio. Ma la mia ambizione è sempre stata quella di entrare nelle case di tutti, di rendere gli oggetti sempre meno costosi, per essere più accessibili. Cioè, quindi a me sta cosa del come hai detto prima, del... Democraticità del design. Oppure? L'Italia. Il design d'Italia è una contraddizione interna, fa culo. Cioè, proprio una cazzata pazzesca. L'altro giorno ero con Claudio Ruti, c'ho sta lanterna che è in ballo da due saloni del mobile, una lanternina così, carina, con la batteria. C'era sta base, sta lanterna, secondo me lui dovrebbe andare al pubblico a 180 euro, no? Che è un prezzo, io ogni volta uso me stesso come termine, dico, io 180 euro comprerei. Con sta basetta costava 50 euro secchi in più. Subito ho detto, ma togliamola Claudio, cazzo, chi se ne frega, è più interessante, più carina, fanculo 50 euro, ma non li aggiungo al consumatore. Cioè, noi facciamo design. Poi lo cerchiamo di caricare di tutti i nostri, no, le nostre utopie, i nostri sogni, il valore artistico che vuoi, ma l'importante è che entri nelle case di tutti, che sia accessibile a tutti. Porca miseria, non faccio Zara, non faccio H&M, ma voglio fare un prodotto alto a un prezzo accessibile. Poi io dico sempre, guarda, adesso quando cerco di convincere i clienti sulle grandi opere, dico, fra una cosa a cazzo e una cosa fatta bene, il delta è sempre di un 20%. Cioè, non stiamo parlando di raddoppiare i prezzi, questo non lo capiscono. Fra il 20 e il 30, guarda, veramente per una cosa fatta male, progettata male, realizzata male, è una cosa fatta bene, progettata bene, realizzata bene, il delta è del 20-30%.
Perché non è che il progettista cane ti prende molto meno del progettista bravo. Ci sono le parcelle, ci sono i parametri. Cioè, cazzo! Un progetto può vendere anche se non serve niente, anche se non funziona, mentre un albergo non funziona fallisce. Può essere super bello un albergo. Però guarda, se la gestione costa. Però, se i ricavi sono più dei benefici, l'imprenditore sì, fallisce. Sì, vabbè, ma lì è un. È veramente, ma è molto complessa nel senso che non basta il bel disegno, c'è una gran gestione, la location del posto dove viene messo, la gente che assumi, cioè tu metti il tuo, poi gli altri non mettono il resto. È normale che uno quando trova la formula che l'albergo funziona, è facile. Ma quella formula lì è una formula mai esatta, cioè non capiscono che non è una formula esatta, non lo è. No, bisogna vedere i conti gestionali. Per vedere la gestione, poi non lo so, potrebbero visto. Guarda, facendo. Veramente è una battaglia, è una battaglia. La qualità è una battaglia. Le società ragionano sul bilancio, nel senso è quella cosa. Secondo te, Fabio, da quando hai iniziato? Allora, io invece se vedo un motivo conduttore del suo lavoro, io l'ho seguito da proprio ragione, l'entusiasmo. Secondo me una cosa che si percepisce dal qualcosa che è un entusiasmo. Insomma, ma da quando tu hai fatto? Uscito dall'università di tutti i lavori. Adesso, secondo te, come è cambiata la responsabilità del design? La responsabilità del design? Che sì. Vuol dire? Allora, tendenzialmente nel design, il design viene chiamato in una certa fase, no, della produzione. Ho capito. Per esempio, quando c'è stato impostato tutto il piano finanziario, produttivo, le tecnologie produttive, dai fuori. Ho capito perfettamente. Invece adesso, per esempio, le sfide sono totalmente cambiate. Okay. 20 anni è cambiato il mondo. È cambiato molto, te lo posso dire, proprio lo sperimento sulla mia pelle. Sempre meno noi possiamo andare a vedere quello che ti sta facendo il prototipo, andare a vedere l'inizio del processo industriale, ragionare con i tecnici sul miglioramento dell'oggetto che cresce. C'è una cosa pazzesca, ti vogliono tenere sempre più distante. Tu gli fai il disegnetto 3D, loro cercano di farlo il più simile possibile e ti tengono lontano tutte le fasi di sviluppo. È una cosa pazzesca questa, l'inizio. Ma quella è la cosa più bella, la cosa più interessante, la cosa in cui dovresti essere più coinvolto. E la cosa per cui ho anche scelto diverso mestiere, ti tengono il più lontano possibile, è una cosa pazzesca questa. Ma sai perché i luoghi di produzione non sono più gli stessi delle industrie di riferimento, no? Cioè viene prodotto in altri luoghi. Allora quei luoghi lì è come se loro li volessero tenere nascosti e preservati, perché se tu lavori per altre industrie dopo puoi fare il bio, quindi loro sono i loro fornitori privilegiati. Cioè, cazzo, è un'ossessione oramai, è diventato difficilissimo, veramente difficilissimo. Ti portano cose e dicono scegli questo o questo, questo o questo. Io voglio entrare nel merito di tutto. Guarda, questo veramente è stressante, c'è una paranoia pazzesca. E poi stiamo parlando di quattro cazzate, non è che stiamo disegnando le nuove macchine per il funzionamento del cuore, cazzo ne so, cioè stiamo parlando di cazzate. Purtroppo veramente in quello c'è stata un'enorme evoluzione, enorme, chiaramente dovuta appunto a questo fatto che non si produce più nei luoghi con cui ti interfacci, no? Detto me, nel calcio abbiamo i due esempi differenti, no? Abbiamo il Gattuso e l'Ibrahimovic di turno. Il Gattuso è quello che si deve fare con un culo allucinante per arrivare a quei livelli e vincere magari un mondiale, però essere ricordato lo stesso. Ibrahimovic è uno che nasce così, perché è forte e nasce così. Nell'architettura e nel design si può essere un Gattuso ma studiare talmente tanto da essere ricordato, o devi per forza essere un Ibrahimovic, se no finirai nel dimenticato. Guarda. E lei chi è? Gattuso o Ibrahimovic? Allora, no, è una buonissima domanda. Allora, è pieno di Gattuso. L'ambiente lavorativo è pieno di Gattuso. E gli Ibrahimovic fanno una gran fatica. Io credo di essere Ibrahimovic, ma veramente non me ne faccio nessun merito. Cioè, a me le cose vengono di una facilità pazzesca. Io ho un culo pazzesco, proprio non faccio nessuno sforzo. Fai sforzo, ma non è mai uno sforzo progettuale. Dopo è che tutto il processo si metta in moto, che tutto vada come pensi tu. Quello è uno sforzo enorme, ma io proprio ho una facilità che in quello veramente giocassi a calcio come progetto, minchia, fortissimo! Io sono un cagnaccio. Quindi io sono abbastanza fuori classe, ma veramente solo per la facilità, no? E invece la metà lavorativa è piena di Gattuso, ma perché
I Gattuso ai clienti sono più simpatici, li rassicurano, non lo so, questa grande facilità, ma anche se vuoi questa sicurezza, no? Al cliente lo mette in minoranza psicologica, lo mette in difficoltà, quindi tu devi mascherarla, devi sbagliare qualche pallone, un tiro facilissimo lo butti fuori. No, il Gattuso non lo convochi, invece se non convochi i colleghi comunisti è una figuraccia, quindi... No, invece l'ambiente lavorativo è veramente più Gattuso, è un po' un problema questo. Guarda, io poi ho sempre avuto questa abilità nell'individuare immediatamente i fuoriclasse, no? Per esempio, oggi vanno tanto in moda gli Arche Ingels e Thomas Helwig. Io parlo di questi due a 15 anni. E... proprio sai quando dici questo è bravissimo, cazzo, ma è così, è ovvio, questo è così bravo rispetto agli altri. Invece le persone fanno confusione perché vedono Gattuso e dicono questo è un grandissimo giocatore. Poi la vita da mediano di Liga 2, no? Però a me piace il gioco di squadra, poi veramente a me me ne frega, non sono in quello, veramente penso di non avere grandi paranoie egotiche. Io proprio, guarda, c'è quello seduto accanto a te, mi conosce come me stesso. Io veramente ci ho un ego sviluppato, Settimi, no? La verità, no, la verità. Non vorrei essere fazioso, ma assolutamente no. E beh, guarda, è così, quindi proprio... tantissima autostima, ma poco ego. E guarda, è veramente così, quindi non... cioè, poi a me piace veramente lo sport di squadra, a me piace che le cose vengano fatte bene, siano belle, facciano del bene, perché poi il bello, guarda, sembra una categoria banale, no? Ma non lo è per niente, perché quando le cose sono belle... Guarda, io ho sempre pensato, proprio facevo i locali 20 anni fa e mi rendevo conto che facevo dei locali notturni in cui la gente si comportava meglio perché erano belli. Se tu gli creavi un'atmosfera alta attorno, la gente si comportava in maniera meno caciarona, meno sguagliata. E quindi vedi proprio che l'estetica ha un'influenza sul comportamento delle persone. Vuol dire, lo dico sempre, queste discipline classiche, etica ed estetica, vengono insegnate contemporaneamente, no? Quando si dice che è un problema etico del nostro tempo, io dico sempre un problema estetico, perché in fondo chi ha fatto male all'etica ha semplicemente fatto cose brutte, è molto banale, veramente se avessero avuto un'idea del bello non sarebbero stati così disgraziati. Se poi invece ti fai... no, facciamo stare gli esempi, li conosciamo. Io però riprendo invece il suo punto, chiamo l'entusiasmo in un altro modo. Io ti identifico con l'estetica perché fai le cose che fai. Però se io dovessi trovare una tua categoria è energetica, nel senso che per te l'estetica è il gesto che ti nasce da un rapporto vitale col mondo, con le cose, con la materia, con i progetti, con tutto quanto, o no? Sì, ma sai perché? Perché l'estetica, ora facciamo come... Allora, rapporto con i bambini. Quando un bambino lo vedi, cosa gli vuoi fare? Sbaciucchiare? Sì, oltre a sbaciucchiare, te lo vuoi mangiare. Cioè, il rapporto, ora arriviamo all'estetica, no? Cioè, la cosa ti piace così tanto che... ah, c'è sta moda, la vuoi screcchiolare, la vuoi spezzare, cioè, il cannibalismo, in fondo, è un comportamento religioso, cioè, se ci fosse in natura, il cannibalismo, non è che bisogna mangiarsi l'uno con l'altro. Era che tu volevi che l'energia di quella persona entrasse dentro di te. Tuttora c'è prego. L'ostia. Carne, la mia carne, sangue, certo, quella cosa lì. Vuol dire, e quindi è normale, cioè la mia estetica è un'estetica che ti vuoi mangiare. Io parlo sempre di cibo, ragazzi. Cibo, io sono magrissimo. Per me il cibo è un'ossessione, no? E, io Dio, veramente... perché sei nato dove? Comunione. Ma forse la comunione, non lo so. Comunque sono nato in un posto dove i prodotti erano veramente a chilometro zero, cioè tu sapevi cosa mangiavi, era lì, era una cosa che comprendevi, non nasceva sugli scaffali del supermercato. E il cibo per me è una metafora meravigliosa, no? Noi cerchiamo sempre di fare degli oggetti che si leghino al corpo, che si avvicinino al corpo, ma pensate al lavoro degli chef. I chef fanno oggetti
che entrano all'interno del tuo corpo. Quindi per me il cibo è una metafora meravigliosa, perché il cibo si fonda sulla fiducia. E lì i due grandi temi, no? Le due masse aggreganti, quali sono nella vita? La fiducia o la paura? Cioè, tu metti insieme le persone, o perché sono spaventate, o perché invece si fidano l'uno dell'altro. Quindi le due grandi forze aggreganti sempre nella vita sono sempre state fiducia e paura. Il cibo si fonda sulla fiducia. Cioè, vi rendete conto che voi andate nei locali, ordinate cibo che potrebbe essere avvelenato? Pensate alla paranoia dei re, delle regine, degli imperatori, degli assaggiatori. Cioè, la paranoia di essere avvelenati, quella cosa lì transita attraverso il tuo corpo, potrebbe ucciderlo, potrebbe, no, portarti alla morte. Invece tu ti fidi. Cibo è un grande atto di fiducia. Quindi, bello, il cibo come ispirazione, meraviglioso. Io sono sempre orgoglioso, questa Expo che abbiamo fatto è un'Expo che ha risollevato le sorti di questa città. Secondo me, io ogni volta che viaggio dico, Milano in questo momento è la città in cui si mangia meglio nel mondo. A livello di qualità media siamo i più alti di tutti, in qualsiasi ristorante entri, comunque mangi veramente in maniera assolutamente più che dignitosa. E poi anche questo mi fa ridere, quando sei con stranieri te ne rendi conto. Noi italiani ci ritroviamo sempre a parlare di cibo. È pazzesca quella qua. Mangiando. È pazzesca. Mangiando. Mangiando, anche. Il più delle volte mangiando. E poi voglio dire, ritorna il chiaritetto, ritorna, no, tutta l'immersione che siamo. Tutto si svolge, le grandi scene si svolgono a tavola, no? Cioè comunque è la cosa che mette tutti insieme. E ora dice una ragazza. Posso fare una domanda? Come no? Volevo chiederti questa cosa. Allora, chiaramente conosco il tuo lavoro e conosco il lavoro di tanti altri colleghi. Una cosa che mi ha sempre colpito del tuo lavoro, assieme a quello di Ettore Sozzas, è che per me siete gli unici due che hanno portato l'animalità all'interno del design. Questa è una cosa che, devo dire, gli appartiene e appartiene a Ettore Sozzas. Questa animalità, oltre a essere ovviamente energia, colore, tutto quello che è sud, mediterraneo, eccetera, è un modo, a mio parere, di parlare in modo molto semplice, molto elementare, cioè di dire, di, come dire, di associare ad un oggetto una parola, cioè di essere molto lineari, molto semplici, molto diretti, come sono gli uomini del Mediterraneo. Io penso che questa tua riflessione sulla giornata oggi in triennale sia una riflessione molto drammatica in realtà. Anch'io vado a molti convegni e non si capisce assolutamente niente. La gente non sa cosa dire, non ha idee e c'è una noia sovrana. La domanda è, ci hanno ucciso le parole? C'è un poeta, un grande poeta tedesco che chiude un suo sonetto dicendo mi avete ucciso le parole, cioè non avete più rispettato il rapporto tra parola e cosa. Io ritengo che la forza del tuo design, come quella del mitico Sozzas, fosse quella di parlare chiaro, di dire semplicemente le cose. Oggi nei convegni a cui andiamo non si capisce assolutamente niente e, a mio parere, il re di tutto questo è Stefano Boeri. Capisco di entrare in polemica magari con molti di voi, ma è l'incomprensibile assoluto. Allora, io dico, io vorrei tornare a un design alla Sozzas. Un design cioè che mette parole, cose e ci aggiunge lo zucchero della poesia. E a mio parere in questo tu ci sei arrivato molto vicino, ci sei riuscito. Cosa pensi? Ci hanno ucciso le parole? Allora, guarda, è interessante perché di cui stai parlando ne parlavo con gli amici più vicini di triennale, no? E io provocavo anche dicendo, ci presente quella cosa di mai dire gol che sbobinavano quello che dicevano gli allenatori di calcio? Ci sbobinavano. Questo che cazzo ha detto? Io li sbobinerei e gli farei rileggere quello che sta dicendo. Perché a volte la gente veramente parla per aprire la bocca, non come fare gargarismi, non lo so. Se non hai un cazzo a dire, stai zitto, non c'è problema, stai zitto, nessuno ti sta obbligando a parlare. E vedete, e oggi era un continuo corollario di cose assolutamente inutili. Io lì ti do assolutamente ragione, ma veramente. Ma guarda, avevo gente particolarmente intelligente attorno, tra l'altro tutti quelli intelligenti non hanno detto un cazzo. E dicevamo, è sempre più frequente questa cosa qui. È come se il diritto di parola fosse abuso di parola oggi. Allora, questo io oggi sto parlando tanto perché mi avete invitato a parlare e dovevo parlare, ma se no veramente, orca di una miseria, se hai da dire,
Signore, stai zitto. Io ho sempre detto, abbiamo una bocca e due orecchie. Dovremmo intanto ascoltare il doppio di quello che parliamo, proprio un problema numerico. Uno a due. Quindi ascolta doppio, parla metà. E poi veramente, io giuro, io sarei l'abitudine a fare, li registrerei, li sbobinerei e gli direi, Nando, guarda che hai detto. Spiegamelo. Dimmi che cazzo, fammi il riassunto. E lì aiuta la scrittura, perché allora io ho la fortuna di conoscere bene Alessandro Mendini. Io ho provato in molte occasioni a registrare e a sbobinare Mendini. Mendini non dice una parola in più, una. Ettore non l'ho mai sentito parlare troppe volte in pubblico, non ero ancora troppo giovane, troppo fuori dai giri. Ma come scriveva Ettore? Oh. Sì, più scritti d'architettura di questo secolo. Guarda, io sono innamorato. Non c'è nessuno che scriva più. Nessuno. Poi lui, vabbè, lui è una sintesi fra Hemingway, la B Generation, e tutta una cultura italiana sua, mitteleuropea, tutto l'amore per il Mediterraneo, cioè la persona, lui sintetizza in maniera pazzesca, cioè, gli scritti di Sozzas per me sono letteratura al più alto livello proprio, ma anche Mendini, praticamente loro due, ecco, tu hai come benchmark loro due. Se ti viene una cosa migliore da dire, allora apri pugna, se no fai una grandissima. Sono totalmente d'accordo con te. Su Stefano non è vero, guarda, la verità, lo difendo Stefano. Io non perché... capisco. No, ma... Io lo sbobinerei. No, è vero che convince, ma quello purtroppo gli è venuto da questa ambizione politica, no? Cioè, il politico deve infarcire di parole, perché comunque deve rincoglionire la gente. Perché è importante il rincoglionimento. Cioè, a un certo punto per rincoglionimento ti danno ragione. Quindi purtroppo quella cosa viene abusata dalla politica, ma tu, se tu estrai in ogni discorso di Stefano, c'è due o tre chicche ogni volta pesanti, cioè Stefano è comunque un'intelligenza sopraffina, non lo difendo perché è un mio amico, io sono anche abbastanza duro con gli amici, ma un'intelligenza sopraffina. Poi veramente questa bulimia di parole, secondo me purtroppo l'ha presa dalla politica. Fabio, quanto oggi sta avendo secondo me un ruolo anche negativo, no? Perché se noi vediamo anche gli studenti, c'è un tempo si era esperti di oggetti, esperti di edifici, oggi devi essere l'esperto di bulloni in titanio connessi con piastre d'alluminio utilizzato altrimenti, ma anche molto banalmente non si trova uno sul professionale. Tyler Cowen, un teorico americano, parla di hypermeritocracy oggi connessa alla hyperspecializzazione in qualche modo. Qual è il tuo punto di vista su questo? Cioè quanto questa iperspecializzazione sta influenzando in modo positivo o negativo il mondo del design? Ti racconto con una storia di vita. Sì. C'è questo mio caro amico, si chiama Mauro Porcini, è il Chief Design Officer di PepsiCo, e mi raccontava, lui c'ha una villa di Hamptons, dice Fabio, devo fare un lavoro in giardino. C'è quello che taglia l'erba, ma taglia l'erba solo se ha questa altezza, perché se è più alto deve chiamare un altro. Poi però non è che la raccoglie, perché c'è quello che raccoglie l'erba. Poi però c'è quell'altro che deve inserire una cosina, ma è un altro ancora. Quindi, hai capito? Per fare le cose più banali, si è spezzettato tutto il processo. Lui ha tipo 800 persone sotto di lui. Ed è alla continua ricerca di figure professionali. Lui sa che mi diceva, Fabio, io le voglio che sappiano fare tutto. Devono casomai essere, sapere, una cosa la sanno fare meglio delle altre, ma poi devo essere in grado di affrontare un orizzonte ampio, cioè li voglio con un approccio all'italiana. Quindi viene chiamata anche intelligenza generale, cioè la possibilità di saper risolvere problemi. Ma che questo ragazzo qua comunque oggi fa la differenza, cioè fa il chief design officer ed è il vice president di un gruppo che fa 80 billion, sono le più grosse multinazionali al mondo. Quindi questo approccio non è un approccio che dici sì vabbè minoritario, no, è una cosa grossa, importante. E poi lui sta diventando una specie di esempio per gli altri chief design officers di tutte le altre grandi multinazionali. Quindi questa iperspecializzazione dove cazzo ci porta? Se ogni volta impazzisco, ieri non riuscivo a vedermi la partita della nazionale su cazzo di Sky perché cazzo di 5001 non lo riuscivo a prendere. Allora chiamavo sto numero verde ed è l'operatore,
15 minuti di attesa, non 10 per l'operatore. Allora cerchi di capire, staccare presa, ok, fatto. Vai in sintonizzazione canali, non se ne sintonizza uno, eppure è tutto collegato. Mannaggia il cazzo, fatemi parlare con qualcuno! Avete rotto i coglioni! Cioè, capito? Questa. Basta! Datemi una persona di buon senso che risponde al telefono. Che palle! Cioè, guarda, veramente, io credo che questa è una caratteristica italiana, quindi poi noi abbiamo le cose buone, no? Questa, perché poi, oggi se ne parlava molto di questo, tutto il design italiano è venuto fuori da gente laureata in architettura. Da quando esiste la facoltà di design non si sono viste grandi eccellenze. Allora, non per dire che i ragazzi non ne sanno, ma perché forse è sbagliato l'approccio. Ma io a suo tempo me lo ricordo, quando Maldonado decise di fare sta cazzo di scuola di design, dissi, per me è una minchiata. Ma era una minchiata, cioè questo approccio italiano è perfetto, noi avevamo anche l'esame di letteratura quando studiavo io, porca miseria, potevamo fare filosofia all'esterno, cioè porca miseria, un corso di studi vasto ti apre la testa, quindi questa cosa qui, se rimane un approccio italiano alla creatività, ma io lo difendo a spada tratta, dovrebbe diventare proprio una nota di merito enorme. Io non credo in iperspecializzazione, veramente. Non... Aspetta, e tu sei uno considerato iperspecializzato. Però hai tutto il tuo pregresso. Però hai tutto il tuo pregresso che ti aiuta. Visto che abbiamo parlato 85 volte di calcio, a cambiare la storia del calcio è stata nella fine degli anni 60, inizio degli anni 70, l'Ajax, con un allenatore che si chiamava Rinus Michels, che diceva: io voglio che i miei giocatori non sappiano fare tutto perché è impossibile, ma che sappiano giocare in ogni zona del campo e che sappiano, che abbiano la consapevolezza di quello che comporta allargare e allungare il gioco, allargare e allungare il campo. E qui è stato il contrario dello specialismo. Poi ovviamente ognuno aveva una sua particolarità. Però, visto che oggi abbiamo usato la metafora del calcio come modello, io credo assolutamente a questa cosa. Credo che soltanto delle teste che sono in grado di pensare globalmente un lavoro, un impegno, una partita, una situazione, poi siano in grado anche di giocare bene nel ruolo specifico, non il contrario. Beh, ma il direttore d'orchestra, i sassuoni tutti gli è chiaro, stessi. È chiaro. Poi non è eccesso il violino, ma senza il pianoforte, ma... però deve capire quello che sta comandando. Se non lo capisce, no. Anche i piatti deve essere suonare in teoria. Sembra banale, invece no, il piatto è fondamentale. Grazie. Grazie a voi, ragazzi. Possiamo venire qua, ci abbiamo ammorbati abbastanza. Sentimos, ¿cómo es?